E adesso il campionato di Serie A, che dopo la doppia parentesi per la nazionale azzurra rimandata per le qualificazioni del campionato europeo a novembre, le decisive due sfide contro Macedonia del Nord ed Ucraina, torna in campo con la nona giornata di campionato che prevede subito un match, anzi tre match importanti, partendo da quello delle 15 di sabato tra Verona e Napoli. Gli azzurri 15 giorni fa erano stati sconfitti dalla Fiorentina in casa per 3-1, mentre il Verona deve cercare di fare quadrato e riprendersi dalla sconfitta ad opera del Frosinone. Nel tardo pomeriggio alle 18 attesa per Torino-Inter, i nerazzurri di Simone Inzaghi puntano a ricongiungersi con il capolista Milan. Ricordiamo che i nerazzurri erano stati messi in condizione di avere un doppio vantaggio nella gara con il Bologna a San Siro, e i Versini poi li hanno raggiunti sul 2-2, mentre la formazione granata del Torino aveva perso contro la Juventus per 2-0. Infine Sassuolo-Lazio con i biancocelesti attesi alla riconferma dopo il 3-2 rimonta contro l'Atalanta, e Romagnoli che invece dal canto loro devono riprendersi dopo un inizio di stagione particolarmente tormentato.